Allora, siamo in attesa di collegarci con la nostra prossima ospite, Costanza Miriano, che ha firmato per Sonzogno Editore il suo nuovo libro, Benedetto il giorno che abbiamo sbagliato. Ma prima di collegarci con Costanza, abbiamo ancora tempo per 2 minuti che ci portano indietro nel tempo. La storia che ha, anzi, forse siamo pronti, vediamo. No, cioè, ecco, ce l'abbiamo Sì, ce l'abbiamo. collegata, perfetto. Abbiamo visto anche nel LED la copertina del suo libro. Benedetto il giorno che abbiamo sbagliato, manuale di manutenzione del matrimonio. Eccolo qui. Buongiorno Costanza, benvenuta. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Scrittrice, giornalista, moglie, mamma, potremmo dire un libro insieme agli altri anche che hai scritto, che nasce grazie appunto alla vita vissuta, quella che vivi ogni giorno e anche al fatto che tu incontri migliaia di coppie e da anni giri l'Italia per parlare di matrimonio, di differenza e di amore, di differenza tra uomini e donne. Allora, qual è l'idea di fondo di questo libro, cara Costanza? E raccontare che tutte le coppie vivono momenti di fatica, di dubbio, di delusione, come dice Giovanni Paolo II nella famosa notte di Tor Vergata, perché tutti ci deludiamo anche in piccola misura rispetto alla infinita capacità di desiderio di essere amati e limitata capacità invece di amare. E quindi raccontare, secondo me, che tutti fanno questa fatica è un po' un conforto per dire: guarda, non hai sbagliato moglie o marito, non hai sbagliato storia, Dio soprattutto non si è sbagliato con te quando ha benedetto con il sacramento questo amore, perché non è l'amore che fa vero il sacramento, ma è il sacramento che fa vero l'amore. E quindi dire che comunque la fatica è parte del pacchetto, è normale, è prevista proprio nell'equipaggiamento di base del matrimonio, secondo me è un grande conforto per chi magari in quel momento la sta attraversando, per chi è spiorato o più che spiorato dal dubbio di andarsene. Perché c'è anche un po' la retorica del divorzio come, insomma, una delle opzioni che tutto sommato non sarebbe così tragica o dannosa per i figli, e invece un po' il mio desiderio era dire: no, è una cosa tragica, molto dolorosa, e bisogna combattere, passare il momento della fatica. Poi, vabbè, ci sono anche tanti momenti belli che spero di aver raccontato, perché un po' il mio desiderio è quello anche sempre di essere un po' divertente. L'altro giorno lo rileggevo in treno per preparare un incontro e ridevo da sola perché raccontavo l'episodio di una figlia che mi sale in macchina sempre arrabbiata e sempre raccontavo, insomma, quel momento, e quindi mi sono ricordata che è anche fatto di tanti momenti così, insomma, in cui ti sembra di non capire quell'oggetto misterioso che hai nel letto, che parla un'altra lingua. Nel mio caso è ancora più difficile perché il mio non parla proprio, quindi è proprio un oggetto misteriosissimo, però va bene così, è previsto. È meravigliosa l'ironia che utilizzi in questo libro, ma anche negli altri. Infatti, ogni frase, ogni parola, ogni capoverso, ogni concetto, insomma, come donna sposata, penso che chiunque possa ritrovarsi nelle pagine del libro di Costanza Miriano. Parli nell'introduzione che si intitola Astenersi coppie perfette, alla luce della tua esperienza, appunto, hai incontrato migliaia di coppie, di uomini e di donne, perché, cioè, banale chiederti se esiste la coppia perfetta, perché non esiste, l'abbiamo letto anche tra le pagine del tuo libro, però probabilmente quando vediamo determinate coppie a volte ci viene proprio da pensare, sono perfetti, ma chissà, magari esternamente lo sono, ma magari chissà come lo sono tra le mura domestiche. Ma ci sono oggettivamente dei
matrimoni più faticosi di altri, questo non possiamo negarlo. E ci sono persone che hanno la loro parte di fatica più nel matrimonio, altre ce l'hanno in altri settori della vita. La fatica c'è per tutti, questo è garantito, ce l'ha detto anche prima di tutti il Vangelo, ce l'ha detto Gesù, prendete ogni giorno la vostra croce, quindi ognuno ne ha una ed è la misura perfetta e giusta per lui o per lei. Qualcuno ce l'ha più nel matrimonio e qualche matrimonio più conflittuale, più faticoso, più doloroso, insomma. Secondo me la differenza, ci sono poi coppie appunto che le vedi e dici ma beati loro, a parte che, ripeto, come dicevi tu, non sappiamo poi in casa la quantità di fatica, magari a uno dei due costa di più che all'altro, uno dei due si sacrifica, però per quello che ho visto in questi anni, appunto, quello che fa veramente la differenza è se in mezzo c'è Dio, c'è una vita di preghiera, almeno per uno dei due, perché questa, per esempio, è una cosa abbastanza diffusa, cioè che solo uno dei due vive un cammino di fede e vive questa cosa con dolore perché noi vorremmo che l'altro condividesse con noi le cose più belle, più. Cioè, se sappiamo che Dio è la cosa più preziosa per noi, avere vicino una persona che non ha fatto questo incontro è doloroso. E parlo anche di questo tema, che è più comune di quanto si creda. Però, ecco, secondo me, quando c'è Dio, quando c'è una vita cioè Dio c'è sempre, ma siamo noi che non gli apriamo la porta. Quando riusciamo, grazie ai sacramenti e a una vita di preghiera ad aprire la porta a Dio, allora tutto diventa più semplice, più bello e sì, insomma, è quella secondo me la carta vincente. Io adesso sto per leggere una cosa, immagino già i miei colleghi uomini che annuiranno con la testa. Una delle più grandi balle che girano è che il giorno delle nozze sia il più bello della vita. Ma quando mai? Il bello arriva dopo, molto dopo, e proprio quando l'idillio si scontra con i piccoli e grandi problemi quotidiani. Infatti, il giorno del proprio matrimonio si è felici, contenti, e poi, come dico spesso, il bello arriva dopo, quando che ci dobbiamo mangiare stasera, che c'è per cena, chi va a fare la spesa, chi fa la lavatrice, insomma, è vero che il bello arriva dopo. Assolutamente sì, noi per non sbagliare abbiamo fatto un matrimonio proprio a bassissimo profilo perché mio marito è allergico agli assembramenti e anche alle feste, E alle siamo partiti cravatte. così, ma esatto, siamo partiti così in sordina che appunto mio marito ha detto vieni con una giacca, se vuoi anche con una cravatta, invece non l'ha messa, ma va bene così, perché non potevamo che migliorare, insomma. Quindi sì, c'è tutta questa retorica del giorno più bello che secondo me non fa assolutamente bene al matrimonio, invece il bello viene dopo. Io posso dire, penso come tanti di noi che ci vogliamo più bene adesso di quando abbiamo cominciato, che forse non ci conoscevamo neanche così. Nella verità, perché un conto è uscire insieme e decidere in quale pizzeria andare, un conto è dover condividere gli spazi, le scarpe fuori posto. Faccio un appello pubblico, approfitto della televisione, mio marito, ricordaci di mettere a posto le scarpe. No? Cioè, il quotidiano poi è fatto di questo, insomma, di spazzolino, di dentifricio sprezzato male. Anche qui faccio un appello a tutti i mariti, il dentifricio si strizza dal fondo, procedendo progressivamente, non dal mezzo. No, Mi insomma, ci si associo. scontra su un'altra cosa, caricare la lavastoviglie, lì proprio lì sono manuali di differenza tra maschio e femmina, ma in mille cose. Mio marito sceglie sempre la strada più veloce, anche in giro per Roma, e io la più bella, anche se è più lunga, però è più bella. E quindi ogni cosa sarebbe un'occasione di discussione, poi ci vuole bene, quindi insomma si fa finta a volte di non vedere, a volte ci si viene incontro. Io quando faccio le cose, però lo sottolineo, dico sempre: voglio un araldo con la tromba che annunci, ho messo a posto io le tue scarpe. Mio marito diceva: ma quando
Fallo tu senza dirlo, non c'è bisogno di fare la breaking news, di lanciare un'agenzia sull'ANSA perché hai fatto una cosa che non ti aspettava. Invece io faccio le prove per vedere se mi è spuntata l'aureola ogni tanto. Ecco perché. Le dico questo. Scusami Prego. Costanza, ecco perché è necessario leggere il tuo libro. Uomini e donne devono leggerlo. Coppie sposate, coppie fidanzate, perché è vero che è un manuale di manutenzione del matrimonio, però davvero ci sono spunti interessanti. Così come concludiamo il decalogo, quello femminile è di qualche pagina, quello femminile di 10, quello maschile è di 10 righe, in totale sono 50 parole, forse anche di meno, quindi così si è sicuri che lo possano leggere. Non lo voglio leggere, lascio la suspense, però il primo consiglio è ascoltala, il secondo guardala e il terzo ascoltala altri 2 minuti, dai, ce la puoi fare. Ci fermiamo qui perché davvero con l'ironia riesci a toccare le corde del cuore, quelle giuste, cara Costanza. Ti ringraziamo. Continueremo anche a seguirti, sul tuo blog, sui social, perché sono degli spunti molto interessanti. Adesso ci abbiamo scherzato un po' su, ma quello che racconti anche nel libro ci sono, diversi aspetti anche importanti, del matrimonio e dei, legami che non vanno sotto. Valutati. Costanza Miriano, Benedetto il giorno che abbiamo sbagliato, manuale di manutenzione del matrimonio, edito da Sonzogno. Ricordiamo al volo dove ti possiamo trovare, blog e social, cara Costanza. Con il mio nome, il blog costanzamiriano.com, poi sono su Facebook col mio nome e su Instagram, anche se le mie figlie mi sgridano perché non lo so usare, trascuro la pagina, adesso mi faccio fare un po' di ripetizioni estive dalle figlie. Va bene, eh sì, loro sono molto più pratiche, molto più veloci. Noi magari per fare un post, un reel, impieghiamo 10 minuti, loro 10 secondi. Grazie, grazie per essere stata con noi. Ci ritroveremo presto perché sono sicura che hai già un nuovo libro in cantiere, magari anche solo nei tuoi pensieri. Grazie Costanza Miriano. Grazie a voi dell'ospitalità, grazie, buona giornata. Grazie. E allora, noi restituiamo di nuovo la linea alla regia, poi torniamo insieme perché è già arrivato nei nostri studi il nostro amico nutrizionista Salvatore Cosenza, la salute viene mangiando. Parleremo di, ci faremo dare dei consigli importanti anche in vista delle vacanze che stanno arrivando. Restate con noi.